Andiamo in camera. Vediamo cosa succederanno in questi giorni. L'orto, ciaone. Ma sbaglio, c'è un pochino troppa neve. E lei non dovrebbe andare a fare una visita? Adesso? Esatto. Non possiamo, dobbiamo andare in ospedale. Lo faccio io, tranquillo. Facciamola assieme, sono preoccupato per te, sembra difficile. Nanako, ammari hashaguna yo. Oishasan toko iku no ga nagabiku zo. Hai. Hai. Samukattara sugu uchi ni hairu nda zo. Yakusoku dekiru na. Ok. Hai. Ne. Faremo quelli piccoli tipo là sopra? No, ne stiamo facendo uno grande, addirittura. Onii-chan, dou yattara sonna ni okkiku naru no? Con tanta neve. Ti serve forza e ti serve fegato. Nanako, chikaramochi da yo? Fraipan, oh no, è una bambina forte lei. Yoshi, ryouhou tomo sonna mon de ii daro. Kokkara ore mo sanka da. Shiage kurai ii toko mise sasero. Adesso si spezza in due, lascia fare a te allora, non è giusto. Vabbè, provaci. Oh, mitero. Mada mada omae ni amagene zo. Io. Crack! È piccolo, ma sta venendo bene. Dekita! Mada no perabo da zo. Kao kaite eranai to na. Sassolini e carota. Kao kaku no? Ne, onii-chan. Kuma-san mitai ni sai. Oh no. Vabbè, proviamoci. Decidi di modificare il pupazzo di neve e farla assomigliare a Teddy. Vediamo cosa esce fuori. Ma dai! Kuma-san daruma da! Kakkoi ne! Kakkoi! Umai mon da. Yokatta na, Nanako. Arigato, onii-chan! Oh. Nanako è molto felice, sei contento di essere impegnato. Soro soro naka ni motoranai to, kaze hiku zo. Hai! Mo? Attakai mon irete yaru kara. Ecco, ma lo sapevo che diceva del caffè. Col cazzo la cioccolata calda, Con tanto zucchero. Ma io ho ancora sospetto che stia per succedere qualcosa. Sono troppi giorni felici. Ehi, che decido di fare con gli auguri di Capodanno? Fai bene a rilassarti, ma non pensi che dovresti andare a salutare i tuoi amici? Senti che uscendo ti imbatteresti in qualcuno che sicuramente conosci. Vuoi uscire? Direi di sì. Posso andarmene anche a letto a sto punto. Posso proprio non andare. Vabbè, andiamo a fare gli auguri. Domani io e Nanako torneremo in ospedale, dove resteremo per un po'. Mi spiace dover continuare a metterti in pressione, ma conto su di te. Lo so. Domani torno in ospedale, niente più Power Ranger. Anche se non ho più nessun problema. Farò la brava, al mio ritorno facciamo un altro pupazzo di neve. Oh, va bene, vuoi uscire fino a sera? Certo. Salve signora dell'orto, come sta? Buon anno anche a te, nevica molto, vero? Non la si vede spesso in una grande città. Sarà anche freddo, ma non trovi che sia anche rilassante? Ho intenzione di prendermi i primi 3 giorni dell'anno di ferie per ricaricare le batterie. Spero di vederti al mio ritorno. Buona giornata signora. Voglio andare anche ad Okina. Chissà se posso. Ah, Okina, ha nevicato un pochino oggi. Dicevo, volevo andare a vedere la spiaggia. Ci sarà qualcosa da prendere? Oggi gli auguri di Capodanno hanno la priorità. Beh, certo. Che bella la musica di Natale. Wow. Qua non ha nevicato molto, dai. Oh, Yumi. Oh, Star-kun, scusa, ma sono in lutto, quindi non posso. Non riesco ancora a credere che sia già Capodanno. Tra poco mi ritroverò al terzo anno. Dovrò fare il test per l'università e in un batter d'occhio sarò diplomata. Voglio vivere quest'anno senza rimpianti. Spero che anche tu vivrai al massimo ogni momento, Star-kun. Devi ancora fare gli auguri ad alcune persone conosciute l'anno scorso. Dovresti andare a salutarle. È strano, che... Cioè, giustamente è lutto, per carità, però... Oh, Star-kun, felice anno nuovo. Sono successe tante cose l'anno scorso, ma credo di essere riuscita a superare tutto perché voi eravate al mio fianco. Te l'ho già detto, ma grazie. Facciamo in modo che anche quest'anno sia memorabile. A proposito, hai parlato con Yosuke-kun? Mi ha chiesto se avevo dei programmi per l'inizio dell'anno. Credo che abbia qualcosa in mente. Non vedo l'ora di scoprirlo. Devi ancora fare gli auguri, ok. Teniamo allora Yosuke per l'ultimo. Chissà se posso
fare gli auguri alla signora e al nostro amico qua dentro. A proposito, benvenuto, che giornata da brividi. Non fa che far ardere il mio cuore di passione artistica. Che gioia sarebbe se qualcuno mi portasse dei materiali rari. E c'hai ragione. Ecco infatti un bel mucchietto di cose da vendere. Tieni. E dammi qualcosa di buono. Sai chi è che ha bisogno di qualcosa di buono? Esatto, Naoto. Stavo giusto per dire... Speriamo che Naoto riceva qualcosa e anche Teddy, effettivamente. Non mi sembra di aver visto nulla per Kanji. O sbaglio? Scopriamolo. Allora, per noi abbiamo l'El Caliente. 302 di danno e number one, uno di fortuna. Wow. Per Yosuke c'è un po' di robina. 5 di magia, questo è buono. Aspetterò di vedere se piove in questi giorni, ne dubito, ma... E infatti Kanji non ha ricevuto nulla, porello. Tuono di Giove e Raging Bull. Quell'arma lì... 5 a tutte le statistiche non è male. Alla fine sono 60 punti in più. Vabbè, ci pensiamo. Ciao, amore. Buon anno nuovo. Aspetta, te l'avevo già detto, vero? L'abbiamo salutato l'anno nuovo insieme e ci siamo visti ogni giorno da allora. Che imbarazzo. Scusa, in realtà sono davvero felice. Forse non sarò una fidanzata perfetta, ma spero che ci divertiremo un sacco quest'anno. Oh, un bacino sulla fronte senza farci vedere a nessuno qui. Ciao. Akemashite omedetou. Oh. Felice anno nuovo, senpai. Spero che sarà un anno fantastico per te. Mi piace il capodanno, è tutto calmo e silenzioso, ma allo stesso tempo emozionante. L'anno scorso non è stato male. Spero di divertirmi tanto con te e gli altri anche quest'anno. Facciamolo diventare anche il migliore del precedente. Oh, c'è il bimbo, ciao. Ah, c'è anche Ai. Allora, ammetto che non mi aspettavo che i confidant non maxati li avremmo visti, però... Oh, felice anno nuovo. È strano incontrarsi così in giro. Dopotutto ci siamo sempre visti nella mia stanza. Mi sento un po' nervoso. Oh, buon anno anche a te. Buon anno, signora. Oggi nevica, perciò sto abbassando tutti i prezzi. Quale miglior incentivo per attirare la clientela con questo freddo? Oggi è tutto scontato al 20%, quindi approfittane pure, va bene? Ciao, buon anno nuovo. Hai ricevuto tanti regali per il tuo anno nuovo, giovanotto? Mi raccomando, vieni anche quest'anno a fare acquisti da me. Certo, signora. Ci vediamo stasera, però, mi raccomando. Voglio darle qualche pietruzza se l'ho ottenuta. Che ci fai qui a Capodanno? Ah già, tu vivi di queste parti. Beh, buon anno. È una frase un po' scontata, ma tanto vale dirtela. Ogni tanto non mi dispiace che gongolare un po'. Beh, ci si vede. Effettivamente non è che siamo grandi amici io e lei. Gli amici dello spo... Esatto, speravo di incontrarvi che... è un po' che non vi calmo. Yo, Star, buon anno nuovo. Adoro questo periodo. Non senti anche tu questa atmosfera assoluto relax? Beh, credo che ora tornerò a casa. C'è talmente tanta roba da mangiare là che potrei scoppiare. Però inizio ad avere nostalgia di Aya, sai? Un giorno di questi dovrò trascinarci anche dai suche. E dovrai venire pure tu, intesi? Comunque sia, spero che non sarà un anno mitico. Spero che sarà un anno mitico. Ciao, il vecchio, ciao. Quella nebbia, mi sa che non era il Junesh alla fine. Tutto quello che mostra in TV sono cacciato. Non credo una sola parola. Però sono sbalordito. Sono venuto a trovarmi nonostante la neve. Sono gentilezze come queste che creano legami importanti e fa bene a tutti. Ciò che ci serve in momenti come questo è restare uniti. Dovrei seguire il tuo esempio. Ah, bravo vecchio. La volpe, potrò fargli gli auguri? No, spero che non mi faccia perdere la giornata, più che altro. No, c'è la musica, quindi. Auguri l'anno nuovo alla volpe, ma dai. La volpe sembra felice. Evviva, l'anno nuovo, soldi, soldi, soldi per l'anno nuovo. La volpe guarda con gioia la cassetta delle offerte. Sembra che molta gente abbia lasciato un'offerta per la prima visita dell'anno. Saluti la volpe entusiasta e decidi di andare via. Oh, ci manca poco per rifarla anche lei. Il problema è che... La volpe mi sa che sarà una di quelli che non riuscirò a maxare. Margaret ci dobbiamo mettere e farla. Potremmo riuscire, ma dipende cosa faremo questi 3 mesi. I compagni atleti, boh, il fratello di Saki, boh, la vecchia, anche lì dipende. Lo studente, forse, Ai, boh, e Adachi, chi lo sa. Yo, senpai, buon anno nuovo. Ora che la nebbia sei andata, sento che sarà un anno coi fiocchi. Visto che non avevo niente da fare, sono uscito con la bici. Poi mi sono perso tra le montagne. Però un paio di fiocchi di neve non sono un problema per me. Roba da niente. Ti seguirò ovunque anche quest'anno, quindi rendiamola una figata. Vabbè, dovresti andare a salutarle, eh sì. Ehi, ciao. E tu? Ah, ciao, sono in lutto, quindi no. Ah, quindi tutti che hanno perso qualcuno l'anno prima
non fanno gli auguri. La città diventa silenziosa a Capodanno, però per qualche motivo c'è sempre questa atmosfera calorosa. Chissà se è l'aura di felicità che le famiglie sprigionano camminando per le strade. Ti viene in mente che non hai ancora incontrato Sayoko? Anche se hai lasciato l'ospedale, dovresti visitare il posto. Puoi raggiungere l'ospedale... Ah, beh, pensavo effettivamente di provarci, ma non mi aspettavo nulla. Anzi, pensavo l'avrei trovata in giro da qualche altra parte, o addirittura non da nessuna parte. Proviamoci. Tutti quelli che ho salutato sono scomparsi, tra l'altro. Ospedale. Sta musica di Natale è veramente bella. Ospedale municipale di Namba, ti chiedi che fine abbia fatto Sayoko dopo aver lasciato il suo lavoro. Oh, ciao, stai cercando Sayoko? Oh, tu non sei il ragazzo che lavorava qui part-time? Vorresti sapere di Sayoko-san, non sappiamo dove sia, però ci ha mandato un biglietto di auguri di buon anno. Non diceva dove fosse, ma da quello che ha scritto sta bene e si sta impegnando negli studi. Oh, c'era anche un messaggio per te, qualcosa come facciamo entrambi del nostro meglio. Ti chiedi dove stia festeggiando il Capodanno Sayoko, in ogni caso sembra evidente che stia bene, hai deciso di tornare in città. L'importante è quello, brava Sayoko. Nonostante tutto, ti viene in mente che non hai ancora incontrato Isano? Grazie di avermelo ricordato. Comunque, ci sarei andato esattamente adesso al fiume. Il micio! Oh! Ah, ciao Naoto! Felice anno nuovo! È come se il tempo stesse scorrendo più velocemente da quando è iniziato. Il caso è chiuso e ormai non ho più niente da fare qui. Però ho pensato che... vorrei godermi una vita normale insieme a voi. Oh, per cui spero che sarà un anno ricco di soddisfazioni per entrambi, senpai. E l'altro micio? Dov'è? È vero, i micetti, dovrei vedere davanti casa se c'è qualcuno. Tra l'altro, io mi sono ricordato di una cosa. Ci ho ripensato guardando alcuni vecchi video. E Namatame, noi l'abbiamo incontrato per la città più volte. E io mi chiedevo, ma sto tristone, chi cacchio è? Era anche qui lui. Era qui, tipo sulla banchina, che mugugnava i cacchi suoi. E non ci ho mai pensato. Star-chan, sei sempre pieno di energie. Perdonami, sono ancora in lutto, quindi non posso salutare l'anno nuovo con te. Però mi fa piacere averti incontrato. Spero di rivederti presto. Ricordi di non aver ancora incontrato Yosuke. Ok, prima di andare al Junes controlliamo un attimo qui. È vero, manca anche Teddy. Oh, i gattini sono dentro. Dai, si stanno proteggendo. Belli loro. Andiamo al Junes. Oh, Teddy, ciao. Oh, senpai, felice anno nuovo. Ho ricevuto dei soldi per Capodanno. Me li hanno dati i genitori di Yosuke. Potrei comprarci un sacco di snack, ma credo che per stavolta passerò. Li userò per comprare i regali a Nana-chan. Così potremo divertirci tutti assieme. Speriamo che quest'anno sia fantastico come quello appena trascorso. Yosuke. Akemashite omedetou-san. Yo, buon anno nuovo. Cavolo, è già un Capodanno. Quest'anno è passato troppo in fretta. Questo dimostra solo quanto siamo stati fantastici. Abbiamo risolto il caso, no? Ora dobbiamo solo usare il tempo che ci resta per spassarcela. Ho già fatto un programma per le vacanze invernali. E ne fai parte anche tu, che ti piaccia o no. Renderemo il nuovo anno ancora più spettacolare di quello passato, socio. Devi ancora fare gli auguri ad alcune persone. Chi? Ricordi di non aver... ma sai che in realtà ci ho pensato, ma poi non ci sono più passato. Stupido io, tra l'altro, aggiungo. Ci ho pensato quando ci sono andato a salutare Ci, ho detto, andiamo a vedere. E Marie? Benvenuto nella stanza di velluto. Come mai sei qui? Mi andava per augurare buon anno. Oh, quanta formalità. Vabbè, parla lei. Ma lo immaginavo, però, sai. Le gentilezze si ricambiano. Sentiamo. Cosa? Perché sei andata? Quando sei andata? ここは、お客様の定めと不可分の部屋、景色も住人の姿も、その時々のお客様の定めによって主に選ばれ、常に変わりゆくのです。お気づきかもしれませんが、あの子をここへ迎え入れたのは、あなたでございます。あなたが初めてこの部屋を訪れた後、ほどなくして、 あの子はここを訪れました。senza dire nulla。私どもはただあの子に名前と役割を与えたにすぎません。あなたの定めがマリーを導き、そして Esatto, abbiamo fatto il legame con lei. Sembra strano che se sia andata. Dove è andata? それは私も存じ上げません。ですが、もしあなたがお望みなら、Certo, certo. あの子の行方を探し、
D'altronde abbiamo un rapporto stretto, per quanto strano possa sembrare. Assolutamente, portami. Kasukomarimashita. Deva, shibaraku ojikan o itadakimasu. Junbi ga totonoi shidai o mukai ni agarimasu node. Va bene. Sore made omachi kudasai. Dove sarà finita Marie? Hai deciso di attendere che Margaret venga a cercarti. Non vedo l'ora che salga di livello. Il fatto che possieda sia signore della magia, signore delle armi, mi piace un sacco. Hai salutato tutte le persone che hai conosciuto nell'ultimo anno. Vuoi tornare a casa? No, vorrei solo andare un attimo da Aya, vedere se anche lui mi saluta. Ah, proprio così, eh? Vabbè, andiamo a casa. Vabbè. Marie! Vedremo. Ehi, bentornato. Hai la pelle fredda e sudata per aver camminato tutto il giorno. Andiamo a farci la doccia? Dovresti tornare in camera tua a riposare. Vai. Ah, così proprio neanche nulla, zero. Vabbè. Pare che ci sia qualcuno alla porta d'ingresso. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Ovviamente. Tu come mai sei già senza scarpe? Più di una volta. Dimmi, dai. Vabbè. Sono già andati via Dojima e Nanako? Sì. Omae, yasumi tte dou sunno? Hima nara ski ikane ka? Guarda, ti direi subito di sì perché io stesso vorrei farlo. Assolutamente. Io voglio andare a sciare e sono tornato adesso da una crociera. Sono veramente molto contraddittorio. Invitiamo tutti. Bravo, dai. Ma che notturno, sarà in pieno giorno. Ma dai. C'ha ragione. Oh, eccolo, non è ancora andata via. Oh, kiteta no ka. Usse, ojamashitemasu. Atsuka, shinnen omedetou gozaimasu. L'hai già detto tre volte. Omedetou na. Sate, già itte kuru. Warui ga ato tanomu zo. Vai tranquillo. Suki no nakaba ni wa modoreru to omou kara. Metà del mese? Va bene. Dokka tou desu ka? Sei scemo? Ma in ospedale? Te l'hanno anche detto. Io devo farmi controllare. Ma va, andate a divertirvi. Esatto. Nanako wa sukkari genki sou nan da ga isha ni nen no tame to iwarete na. Ore ni itatte wa rihabiri tsuite no tsukisui da. Oh. Che palle. Nanako, mo genki da yo. Baikin ga kakurete tara komoru daro. Daijoubu da. Ore mo issho da kara. Mo sukoshi dake gaman shiro. Va bene. Mi fai portare il Game Boy? Yasuman ga, rusu yoroshiku na. Onii-chan, itte kimasu. Un bacino. Mua. Sensei kawai sou. Mata ouchi ni o hitori sono ouchi? Non sono mai solo, tranquillo. Sou da. Nana-chan to papa-san modotte kuru made, kuma ga koko ni itte ageru. No, no. Stai da Yosu che sto benissimo da solo. Itte ageru tte omae. Isoro kiretou ki ka? Baka iu na. Tada de sai kaji to ka anno ni, yakkai na mon oshitsukerare ka? Sensei, kuma to no seikatsu. Non ti voglio, vai via. Lo apprezzo, basta che fai silenzio, vai a casa. Nokosareru Yosuke no shinpai nara daijoubu yo. Kuma ga inakute mo rippa ni yatte ikeru. Nagurite. Oh no. Ya,
先生の力になれて。non ti voglio, vai via! クマ、嬉しいクマ。non ti voglio a casa! Sembra che Teddy rimarrà con te e che tu lo voglia o meno. そうと決まれば、荷物とお菓子取ってくるクマ。vabbè, pure. しょうがねえな、あいつ。悪いけど、今日だけでも止めてやってくれ。Posso cacciarlo fuori? いつでも返品 OK だからさ。だ。あと、好きの件よろしくな。詳しいこと決めたらメールすっから。Va bene. Andrai a sciare con gli altri. Allo stesso tempo Teddy vivrà con te finché Dojima e Nanako saranno via. Speri che vada tutto bene. Quando Teddy torna a casa con le sue cose, lo aiuti a disfare i bagagli. Grazie per avermi aiutato a disfare i bagagli. Da oggi noi due dormiremo sotto lo stesso tetto. Dormi sul divano tu. Resterò al tuo fianco fino al ritorno di Nana-chan e del papi. Non resterai solo, sensei. Non fare niente di strano. Cosa intendi con strano? Oh, tipo la Teddy aerobica mattutina? Andiamo a dormire. Ti senti frastornato. Che sta succedendo? La tua vista inizia ad annebbiarsi. Sarà Margaret. Sensei. Senti la voce di Teddy in lontananza. Che faccio? Questa è Kuma. Ah, ok, gli ho rimboccato le coperte. Gli ho preso la temperatura. Ora dovrei ci vuole un bel cuscino fresco. Tieni duro, sensei. Effettivamente è strano. Il corpo pesante. La tua vista si annebbia di nuovo. Sarà Margaret che ci chiama. No, è Marie. Questa è. Sembra che tu stia facendo un altro sogno. Ma come? Così? Dove vai? Cerchi di parlare, ma per qualche ragione ti è impossibile. Gomenne. Daijoubu. Kimi no sekai no kiri wa hareta shi. Kimi tachi ni wa tabun. Ma perché? Dove vai? Cosa? Perché? Aisteru. Ima made mo, kore kara mo. Ma dai. Zutto zutto. Dakara. Sayonara. Sonna kao shinai de yo. No, che non è la cosa migliore. Senza una spiegazione non lo è. Già ne. La tua vista inizia ad annebbiarsi, ti senti stordita come se tutto fosse avvolto dall'oscurità. Sembra stia soffrendo. Già, credo si sia beccato un'influenza. Da queste parti l'inverno è implacabile. Temo ci tocchi posticipare la gita sui sci. Del resto non avrebbe senso andarci senza Star. Beh, e si può sapere perché l'hai messo sotto un kotatsu? Non gli farà male. Perché? Esatto. Un kotatsu è perfetto per quando tremi a causa dell'affluenza. Si dice influenza, non affluenza. E che cambia? Ah, addirittura abbiamo dormito per tutto questo tempo. Minchia. Il senpai si riprenderà. Maledizione. Quanto mi fa incazzare non poter fare nulla. Se la caverà. La medicina che ho preso in ospedale sembra già fargli effetto. Ci vorranno ancora un paio di giorni, ma tanto c'è Teddy che veglia su di lui, per cui... Ma scusami, noi stiamo dormendo continuamente e nessuno ha avuto il pensiero di portarci in ospedale. Cioè, se non ci siamo ripresi neanche per mangiare, non è una cosa buona, eh. Teddy, prenditi cura del senpai per me. Ikumayo. Lascia fare Teddy, ho dormito con lui ogni notte. Sei proprio di grande aiuto. Eh sì. Quanto ancora dormiremo? Altri 3 giorni. Ma dai... Sei stato costretto a letto per un po', ma sembri finalmente esserti ripreso. Ramf, ramf. Sensei, non preoccuparti, ci sono io. Sembrerebbe che Teddy si sia preso cura di te. Va bene, ritiro quello che ho detto, grazie. Buonasera, mi spiace disturbarti a quest'ora. Dovevo dirti una cosa a proposito di Marie, per cui ho deciso di contattarti direttamente. Ho fatto un sogno su di lei. Un sogno? Capisco. Forse ha a che fare con la partenza di Marie. Sfortunatamente devo ancora localizzare la sua posizione. Tuttavia, ho scoperto qualcosa. Ricordi cosa ti aveva detto? Che condurti da Marie si sarebbe potuto rivelare pericoloso. Temo che le mie preoccupazioni fossero fondate. È probabile che la sua meta non appartenga nel regno degli uomini. Sarà un vero test per i tuoi poteri. Per cui, finché non verrò a cercarti, ti suggerisco di rafforzare ulteriormente i tuoi legami con gli altri. Raduna più persone che puoi, così che tu possa essere pronto quando sarà il momento. Ora, se vuoi scusarmi...
Quindi abbiamo del tempo finché non ci contatta per creare nuovi legami? Si trova in un luogo molto pericoloso. Dovresti impegnarti a rafforzare i legami con i tuoi amici finché Margaret non verrà da te. Ramf. E metti a te a letto e decidi di andare a dormire. Quindi adesso riprende la scuola? Oggi inizia il terzo quadrimestre. Sembri esserti ripreso del tutto. Sensei, credo che tu sia guarito. Abbi cura di te. Indossi i tuoi vestiti invernali e ti incammini verso la scuola. Divisa pesante Yaso. Vediamo se c'è differenza con la divisa diversa. Ah, che bellino il giubbotto. Io. Buongiorno, Sar. Ti senti meglio? Quando Teddy mi ha detto la severità della tua cosa, mi sono spaventato. Anche quando sono venuto a trovarti, non eri molto ben messo. Beh, anche se non era previsto, per fortuna c'era Teddy con te. Ha dato il massimo per prendersi cura di te. Scusa se vi ho fatto preoccupare. Tranquillo, ora stai bene. Oh, giusto, la gita su Yushi. Abbiamo deciso di rimandarla alle prossime vacanze. Ovvero? Ho messo da parte un po' di soldi per il Capodanno, per cui decidiamo attorno a quella data. C'è anche quel ponte a febbraio. Credo che possa essere l'occasione migliore. Va bene, eccolo, è tornato. Non ci abbandona mai lui. Non ci delude mai. Con la nebbia, con la neve. Buon anno nuovo, ragazzi. Spero che sia un fantastico tanto quanto quello appena trascorso. Avete festeggiato come si deve l'anno nuovo? E con come si deve intendo mangiando il cibo adeguato. Io mi sono trattato con zoni, osechi e naturalmente noodles e toshikoshi, fondamentali quando si cambia calendario. Ma mi sono completamente scordato di prendere il kagami mochi. Anche se è una decorazione, è importante avercela, no? Ero di fretta, ok? Ma penso di non essere stato l'unico a iniziare l'anno nuovo col piede sbagliato, giusto? Allora, Amagi, anzi no, tu sembri saperlo, figlio X, ovviamente. Mi sono appena accorto che c'è uno che sta dormendo lì. Dimmi, cosa si dovrebbe mettere sopra il Kagami Komochi? È quel mochi grosso che ci metti sopra l'arancina, piccolina? Ehi, risposta esatta. Ma non era un'arancia qualsiasi, deve essere un'arancia amara chiamata Dai Dai. Significa diverse generazioni. Naturalmente non è molto gustosa, ma quello che conta è il suo simbolismo, sapete? Avete capito quindi? Cercate di non fare il mio stesso errore quando arriverà l'anno venturo. Mi hai dato la risposta esatta. Come sei la conoscenza ormai. È iniziato un nuovo quadrimestre ed è un po' che non vedi i tuoi compagni di scuola. Cosa vuoi fare oggi? Ma la neve conta anche come pioggia, quindi di conseguenza non possiamo andare a fare lezioni oggi? Ecco te il libro sugli animali. Sei incredibile. Dove l'hai trovato? Ho cercato ovunque senza mai trovarlo. Sì, se le darò questo lei... Grazie mio cupido. Tieni, prendi questo. Bambola Mokoi. Interessante. Trattalo bene. Era nella mia stanza e lo adoro. Ora la c'ho da te, Star. Missione compiuta. Ottimo. Ok, adesso mi occuperò anche di voi. Sappiatelo. Ancora tu. Madonna mia, ma basta. Ah, il mio fratello indovinello. Che si dice? Sto mettendo anima e corpo nello studio per gli esami da missione. Ardo di passione. In realtà è una grande menzogna, scusa. Non volevo sembrare ciò che non sono. La mia passione scolastica si è consumata. L'unica cosa che stimola la mia anima sono le nostre battaglie rompicapo. Tra me e questo gioco c'è un'alchimia unica. Ti supplico, da conduttore di indovinelli a risolutore degli stessi, accetta la mia sfida nell'ultima volta. Allora, dammi un attimo, vado a salvare prima. Si sa mai. La riscossa dell'enigmaestro. Lo sapevo che l'avresti detto. Sensazionale, fratello indovinello. Ma quanto sei bello. Ti sparerò l'ultimo indovinello con canna. È così parabolico che la sua energia ti catapulterà nella troposfera. Metterò degli elementi in ordine del maggiore al minore. Tu dovrai dirmi come proseguire la serie. Pensi di farcela? Brasile, Italia, Germania, Argentina. Saprei dare la risposta giusta? Sa un rompicapo vittorioso la tua criptonite? Francia. Invasione di campo dei tifosi. Credo di aver sentito il triplio fischio. Beh, è così, hai superato la mia difesa e segnato. Esatto, il Brasile ha vinto 5 Coppe del Mondo. L'Italia, Germania 4, l'Argentina, la Francia 2. Come l'Uruguay. Ah, interessante. Beh, poi si parla del 2011. Appena passati i mondiali 2010. Oh, che peccato. E con questo ti sei meritato il premio del cervello d'oro. Hai risolto tutti i miei indovinelli. Siamo fratelli indovinelli a vita. No, ormai ho capito che sei ben più di questo. Sei un autentico eroe degli indovinelli. Come tale ti meriti una ricompensa. E un piccolo ringraziamento per tutte le nostre battaglie. Pane dell'anima per tre. Grazie eroe degli indovinelli. L'ultima battaglia è stata un toccasana per la mia anima funk. Sai, studiare per gli esami da missione all'uni sarà un gioco da ragazzi rispetto alle nostre battaglie enigmistiche. Pace amore. Beh, fratello Afro, stammi bene. Preside, ho trovato il suo oggetto. Oddio, una palla di esercitazione. In base all'esaltazione di spararne una.
Me ne è davvero portata una. Mai avuto uno studente tanto diligente. Ero in una situazione simile da piccolo. Ah, che ricordi. Hai presente lo scrittore che disse che la vita è come una scatola di fiammiferi? Ecco, quelle parole. Sei stato ricompensato con un discorso speciale del preside. Wow. La diligenza è aumentata parecchio. Signore. Infine il preside ha concluso il suo interminabile eloquio. Non vedo l'ora di aggiungere questo pezzo alla mia collezione. Grazie. Vaffanculo. Prof. Cos'è? No, non mi ero dimenticata. Grazie mille, non riesco a credere che me ne hai portata una. La sfera di cristallo. Meravigliosa. Sembra che si possa usare per leggere il futuro. Magari quando tornerò a casa studio un po' di divinazione. Oh, eccoti un segno della mia gratitudine. Del resto ti sei fatto in quattro per me, dico bene? 35.000 yen, che sono più di quelli che ci ha dato nostro zio. Grazie, prof. Oh, cie. Sai che quasi quasi... Se non fosse che in realtà dobbiamo recuperare il tempo perduto con chi ne ha bisogno, quasi quasi lo farei. Allora, Ai non c'è, tutti sono qui. Ah, aspetta, fammi andare un attimo nei laboratori. Voglio vedere se l'amico delle armi mi dà qualcosa. Ah, giusto, vediamo se c'è anche qualche altra missione. Avrei un altro favore da chiederti. Sentiamo. Voglio costruire un'altra radio, come quella che avevo da piccolo, ma non trovo il necessario. Mi serve un minerale antico, ma è piuttosto introvabile oggigiorno. Pensi potermi trovarlo in qualche modo? Proverò. Grazie. Non so davvero dove potrei ordinarne uno, ma immagino la disperazione. Qua hai sbagliato, so che ti sto chiedendo tanto, ma conto su di te. Vediamo se ce l'abbiamo. Forse un pesce o che ne so io sta nascondendo uno. Dovrò andarla a cercare. Ancora tu, cosa ha fatto tuo padre? Star Senpai, vorrei chiederti un altro favore, ma... Dai. Pensi potermi trovare un pezzo di legno pregiato? Vedi, pensavo di costruire una mensola, qualcosa di carino per disporci dei modellini. Voglio fare una sorpresa a mio padre, ma non riesco a trovare ancora nessun legname di qualità. So che è una richiesta assurda, ma... Senpai, sei l'unico che conosco che può riuscire nell'impresa. Va bene. Sei incredibile, Senpai. Perdonami se ti metto sempre in queste situazioni. Per favore, non mi serve altro che un pezzo di legno pregiato. È una fetta di culo, no? Tu, ti serve qualche arma di quelle che ho? No, peccato. Va bene, prima di proseguire, andiamo a vedere chi c'è in giro. Spero di riuscire ad andare da Aya prima della fine del gioco. Spero che piova, spero che la neve la sera valga esattamente come la pioggia. C'è il fratello di Saki, ma lo teniamo un attimo da parte. Vediamo se ci sono insetti, ne dubito. Esatto. Oh, i coniglietti di Natale fatti con la neve. Dovrei... No, la volpe lasciamola un attimo da parte. Però, cavolo, forse dovrei completarla. Ah no, ce l'abbiamo ancora. Ce l'abbiamo già. Un portafoglio disperso nella nebbia, che fame che ho. Dovrei cercarlo. Mi ero dimenticato che l'avevo già accettato, ottimo. E tu? Ah, che fame. Anche oggi il gestore della spazzatura è... Madonna, signora. È la fine, sono così affamata con le visioni. Oh, come sei bello. Ah, scusa, in effetti sei carino per davvero. L'altro giorno ho perso il mio portafoglio. Eccola qua. Non lo trovo da nessuna parte. Tutti i miei averi, anche il mio timbro, era tutto là dentro. Sono davvero sfortunata. Iella nera, voglio solo del cibo, ho tanta fame. Ah, mi è uscito un altro haiku. La donna sorride e fissa il vuoto. Forse è stata lei a scrivere la richiesta sull'ema e che la volpe ti ha mostrato. Va bene, prima di tutto provo a dare il pesce al gatto. Sembra essersi affezionato molto a te, soprattutto al tuo cibo. Dovresti tornare a dargli ancora del mangiare qualche volta. Certo, tieni. Mi chiedo se sta missione sia infinita. A terra c'è qualcosa, è un portafoglio. Ho ottenuto il portafoglio rotondo. Speriamo che sia questo. Signora, ho trovato il portafoglio, tenga. Ma quello, quel bel portafoglio strapieno. Certi dicono la prosperità fugge, è proprio vero. Dovrei essere lieta, ma sono costernata. Grazie per il tuo impegno, ma purtroppo quel portafoglio non è mio. Toglimi da davanti quel portafoglio. Sto lottando con tutte le mie forze per non prenderlo. Se usassi quel denaro per mangiare, la mia coscienza mi torturerebbe fino alla pazzia. Il portafoglio che hai trovato nel fiume Samegawa non è quello della donna. È inutile, mi arrendo. Per nutrire il mio fratellino dovrò andare a lavorare in città. Vagherò nel tumultuoso oceano dei neon, tra vicoli insidiosi. Pianti ricordi in ogni mio battito. Devo partire verso i lidi remoti. Oh, vento, portami via. Addio, Naba, ti amerò per sempre. La donna ha gettato la spugna. Vorresti trovare ciò che cerca. Forse avrai più fortuna cercando in altri posti. Ah, forse mi è caduto mentre perlustravo quel campo. Che gli costava darmene uno a quel taccagno? E poi quel terreno non fa parte del santuario?
Santuario, andiamo a controllare, sperando che si risolva subito. Ha detto il campo, effettivamente c'è il campo vicino al santuario. Vedi qualcosa a terra, è un portafoglio quadrato. Signora? Signore Limoni! Signora! Ecco lei. Non me la sono sentita di partire per la città. Non me la sentivo di lasciare mio fratello. In Aba non è affatto pacifica, fredda in Aba. Dovrò trovarmi un lavoretto qui. Ah, se solo avessi il mio portafoglio. Ah, quello che è tra le mani, proprio quello. È il mio portafoglio, l'hai trovato per me. Meno male. Dai alla donna il suo portafoglio, sta guardando all'interno con ansia. È lui, il mio prezioso portafoglio, il mio timbro, il contratto, l'atto di proprietà, c'è tutto. Evviva, posso ricominciare ad acquistare i lotti di terreno. Terra di altri, se ti voglio sei la mia in un istante. Così gira il mondo, sono io a decidere. Una sillaba di troppo, forse ho perso il mio talento per il tanka. Vabbè, mi limiterò agli haiku. Grazie infinite. Oh, giusto, devo andare a rendere omaggio anche al santuario. E finalmente, anche questa è finita. Sì, lo so, dovrei probabilmente concentrarmi sugli amici dello sport e hai, però... Visto che abbiamo completato la volpe, finiamola. Dai, avevo detto che ci mancavano due cose per la volpe. Meglio. Chiama la volpe. Eccola che arriva. Eccomi. La volpe ha portato l'ema col desiderio scritto sopra. Probabilmente preoccupata per l'esito, ha detto alla volpe che è andato tutto bene. La volpe sembra vivace. Evviva! Soldi, soldi, soldi! Ema completato! La volpe sembra che sente delle offerte e sembra soddisfatta. Se vi venisse a sapere, sì, sì, sì. Percepisce la gratitudine della volpe. Dai, ne manca solo uno. Ne manca solo uno e anche questa è andata, per fortuna. L'affinità sociale è livello 9 e eremita è migliorato. Dato che il tuo legame con la volpe si è rafforzato, ti farà uno sconto ulteriore. È passato del tempo con la volpe. Si sta facendo tardi, decidi di tornare a casa. Oh. Sta volpina poi, com'è iniziato tutto? Ma Teddy è ancora da noi? Okay, bentornato! Ecco sì. Oh, giusto! Tempo fa ho sentito che dire da Nana-chan che stai coltivando un orto. Oh, non è giusto. Anch'io voglio far crescere delle verdurine. Teddy è andato fuori. Ok. Puoi sentire la voce di Teddy. Wow, fa freddo! Che roba è? Sensei, guarda qui! Vieni, scaviamo insieme. Un attimo, fa freddo, vado a cambiarmi. Ti sei appena ripreso, ti conviene metterti i vestiti caldi. Che è successo? Ecco qui, prova a scavare di più. Guarda, sensei, sta uscendo qualcosa. Hai trovato un insetto in letargo. La locusta Yasuo, la locusta Yasuo, il cavaletto da Yamo. Grillo meglio, grillo meglio, locusta Yasuo. Quindi quando nevica gli insetti si nascondono nel terreno. Scommetto che Nana-chan resterà di stucco quando le diremo che abbiamo raccolto degli insetti. Sensei, ho le mani gelate. Tu non devi ammalarti di nuovo. Andiamo dentro a scaldarci sotto il cotazzo. Oh, se si trovano anche gli insetti tanto meglio, eh. È stato divertente. Mi sto congelando le mani ma non siamo riusciti a piantare gli ortaggi. Ma è stato divertente, rifacciamolo. Quando c'è troppa neve non puoi coltivare gli ortaggi. Poi però cerca gli insetti in ibernazione. Usa gli attrezzi del giardino se vuoi cercare gli insetti. Va bene, oggi puoi lavorare come tutor. Beh, sì. Allora, facciamo due cosine. Oh, il micio. Abbiamo constatato che la neve non conta come pioggia. Vediamo se la vecchia prende qualcosa di quello che abbiamo ottenuto in giro. Credo proprio che non troveremo niente. Nulla. Sti oggetti qua, boh. Però ci manca una sull'angelite. Per almeno prendere questi. Per il resto, boh. La pietra Meguro e... La pietra Yasuo. Io quello che faccio è andare in giro, uccidere i nemici e trovare gli oggetti. Più di quello non so cos'altro fare. Va bene, andiamo a tutoreggiare. Tanto meglio di questo non possiamo fare, quindi. Hai aiutato Shu a studiare, hai spiegato gli argomenti, la dialettica aumentata. Senti che il vostro legame si rafforzerà presto. Dai. 10.000 yen, che fanno comodo.